Prima del Varesine, quello che ho vinto a Varese, che abbiamo fatto 10 volte Ferrera, primo Ferrara, Ferrera, quando era 265 km, pensate un po', prima parlavate dei corridori come fanno, adesso corrono in America e al mercoledì c'è questa gara, allora io quella sera lì riesco, tanto riesco a dormire, mi metto in prima classe e dormo. Io quella sera lì che ho vinto la Trevale Varesini di 260 km, tutta sotto l'acqua, no? Siamo arrivati alle 4 e mezza così. Io alle 8 e mezza ero già a Ginevra a fare un'altra manifestazione, un'altra corsa. Quindi i corridori sono un pochino abituati a tutte. Nel momento che fanno fatica, il viaggio lo sentono sì, lo sentono no. Ormai noi vediamo i corridori che corrono appunto al Mondiale, corrono a Milano Sanremo, corrono, ma però tra una corsa e l'altra tante volte hanno tre o quattro gare che noi non sappiamo, quindi se allora facevamo 45-50 mila chilometri all'anno in tra gare e allenamenti, forse ne facevamo altri 80, 90, 100 mila in macchina, perché allora si girava tante macchine quando non c'erano. Era stato un po', comunque i migliori anni sono stati quelli passati con lui, con Altic, il gruppo Multini, tra l'altro c'erano due grosse società, c'era la Savarani e la Multini, erano le due che andavano per la maggiore, in pratica le vittorie si dividevano tra queste due squadre lì. Sì, comunque ha fatto 7 anni forse con lui. So che un anno alla Molteni, noi della Molteni abbiamo vinto 36 gare di seguito, quasi sì, ragazzi, era buon appoggio della Molteni. C'era anche Atti che con voi. Atti, Dancelli, Rosso. Bella squadra, bella gente. Comunque Matischiena,